Il primo concorrente pulisce il grasso alla base dell'albero e lo abbraccia. Il secondo gli sale in spalla, pulisce la sua parte di albero e poi abbraccia anche lui l'albero, e così via. Durante i primi abbracci, il palo è sempre molto grasso e i giocatori lo puliscono abbracciandolo e strofinandoci le braccia sopra. Si formano squadre di giovani palmesi, ucraini, indiani e si genera in maniera spontanea un forte incitamento senza barriere culturali. Non sono atleta, no, posso aspettare sotto quando le butto per non farli cadere, poi glieli consegno io dopo quando scendono. Solo questo posso fare, niente di più. Ma voi l'avete mai visto? Lo conoscete? L'avete già visto fare il palo di Sapone? Come? Che femmina? Questo c'è il mio signore, lasciate la televisione, il canale, che canale? Il canale dove sto? È un posto all'attenzione comune in una maniera molto, molto semplice, così come lo era ai tempi della nostra antenata. È stata una bella iniziativa. Intorno al palo di Sapone, eretto al centro della piazza Mercato di Palma Campania, è stata allestita l'area espositiva della Festa del Palo di Sapone, con tanti stand nei quali gli espositori locali hanno potuto proporre i propri prodotti artigianali, come il miele, i prodotti di aziende agrituristiche quali le noci, nocciole, pomodori e i manufatti degli artigiani del legno e del vetro. Questo progetto, come dalle locandine si evince, a Palma con Palo di Sapone, ed è una festa ritrovata
Una festa che ha visto il coinvolgimento di parecchie associazioni che sono presenti sul nostro territorio ed è una manifestazione che durerà per 4 giorni e speriamo di riproporla anche l'anno prossimo, così fare in modo che questo sia un evento che poi si ripeterà nel tempo. Ad allietare i tanti visitatori giunti, una serie di appuntamenti culturali, primo dei quali il convegno Opale Sapone tra storia, arte e folklore, tenutosi nella sala teatrale del comune di Palma Campania. In tale occasione è stato analizzato l'aspetto storico della manifestazione, legata peraltro ad un ulteriore evento di grande prestigio e fama, quale il Carnevale Palmese, che ha luogo ogni anno nel mese di febbraio, con una massiccia partecipazione popolare. Questo territorio soprattutto è legato alla tradizione del carnevale, delle quadriglie, sono tradizioni che mantengono viva una memoria, una consapevolezza di sé nelle popolazioni locali e sono anche dei momenti di forte identità, di riconoscimento in un'identità. Io credo innanzitutto che sia importante salvaguardare questo aspetto, perché terre che perdono la memoria diventano anonime e hanno poco da offrire. Il corteo aragonese, curato dalla Fondazione Carnevale, nasce nella cittadina famosa per le quadriglie, ovvero Palma Campania, per ricordare la presenza di simboli della famiglia d'Aragona che nel 1400 regnava su Napoli. Nasce circa 10 anni fa qui a Palma Campania per pubblicizzare il nostro carnevale che praticamente nasce a gennaio con il corteo che si presenta nel Palazzo Aragonese per farsi dare l'autorizzazione al signorotto che si trova nel palazzo e le chiavi della città e quindi l'inizio del carnevale.